Manifestazione questa mattina in Piazza della Rinascita a Pescara dei titolari e dei lavoratori delle imprese che operano intorno al mondo del wedding per chiedere risposte immediate al governo e alle istituzioni a sostegno di un comparto particolarmente colpito dall'emergenza Covid. La manifestazione pescarese, denominata Insieme per il Wedding, è stata organizzata da Marina Franceschini, presidente dell'Associazione Atelier Sposi e Cerimonie, aderente a Confcommercio Pescara, e si è tenuta in contemporanea in tantissimi altri piazze sul territorio nazionale per denunciare la pesante sofferenza del settore. Esattamente, ci siamo uniti noi del comparto wedding. La mia idea è stata subito sposata da Stefania Vismara di Udine e così naturalmente ci siamo uniti in tutta Italia. Oggi siamo 14 piazze dove rappresentiamo il comparto wedding nella maniera più grande e torneremo in piazza il 26 di marzo per chiedere attenzione, per chiedere aiuto e per chiedere in modo particolare una data certa sulle riaperture seguendo dei protocolli anti-Covid ben specifici. Siamo un comparto che fa 25 miliardi di fatturato annuo, che dà lavoro a 1 milione di lavoratori stagionali e regolarmente assunti, che ha affrontato una stagione ferma, abbiamo lavorato al 10%, quindi abbiamo una perdita ingente e stiamo affrontando la stessa perdita per il prossimo anno, in quanto le cerimonie 2020 sono state spostate al 2021, che attualmente sono ferme, quindi ci stiamo proiettando a un successivo fermo e quindi stiamo andando incontro al secondo anno di fermo.